Buonasera Aldo Sofia. Buonasera. Storico giornalista della Svizzera italiana, ideatore, guarda caso per fuoco, anche di una trasmissione che ha a che fare qualcosa evocativa. Come Falò, insomma, uno degli esempi come te, Massimo, per chi ha coltivato quel fuoco dentro per andare a raccontare il fuoco della cronaca, di quello che succede nel mondo. Certo, il Falò, il fuoco è tutto, è vita, ma è anche disastro, poi magari ne parleremo, e l'idea era appunto di realizzare finalmente qualcosa che superasse il fuoco, che entrasse, se vuoi, attraverso il cerchio di fuoco, entrasse in situazioni particolari per quello che è un po' il giornalismo investigativo. Perché anche quel fuoco scotta. Molto. E non poco. Senti, allargando per un momento la finestra temporale, siamo passati poco tempo fa dal grande gelo della pandemia che ci ha svuotato le strade, sembra ha svuotato il mondo, e quando siamo tornati fuori però è stato subito il fuoco, due guerre una dietro l'altra, e il mondo sembra che sia tornato lì a quei conflitti a fuoco. Sì, è un po' come che nell'economia, no? Dopo la pandemia ci siamo tutti liberati di un peso, abbiamo tentato di ricominciare la nostra vita, purtroppo si è ricominciato nel peggiore dei modi a livello internazionale, l'Ucraina e adesso Gaza. Quindi diciamo che purtroppo siamo andati in una direzione che non ci aspettavamo, perché ti ricordi, no? Tutto sarà meglio di prima, sì. Ma non è stato così. Anzi, a maggior ragione su questo, per anni abbiamo pensato che ormai le guerre si facessero le cyberguerre con computer file, hacker, e tutto d'un colpo siamo tornati invece al ferro e fuoco, alle trincee, neanche la seconda guerra mondiale, forse addirittura la prima come riferimento. Infatti il paragone che si fa sempre, soprattutto per l'Ucraina, molto meno per il Medio Oriente, un ritorno tragico al passato, cioè si parla spesso di trincee della prima guerra mondiale, si dice anche che in termini di complessità della guerra, in termini di tempi, potrebbero essere quelli della prima guerra mondiale, cioè andare sui 4-5 anni di una guerra devastante come quella che abbiamo visto, che unisce, perché c'è la tecnologia, evidentemente c'è la cyberguerra, c'è, però riemerge quello che sono gli istinti più barbari, più bassi, quelli che sono anche più tragici. Se guardiamo nei due scenari, anche Gaza, in fondo abbiamo visto una serie, da una parte, di violenze, no? Un attentato di violenza barbarica, no? Inimmaginabile, francamente, per chi ha visitato più di una volta quelle regioni. Tu conosci benissimo. Ma anche in situazioni di conflitto, qualcosa del genere non si era mai visto in termini proprio di, appunto, di barbarie, di cattiveria quasi, no? Di una rivincita che chissà dove voleva andare, quindi anche con gli stupri che ci sono stati, bisogna pur dirli, un atto terroristico, su questo non ci sono dubbi. E dall'altro cosa vediamo, cosa abbiamo visto? La vendetta, così l'ha chiamata Benjamin Netanyahu, la vendetta di Israele, che ha assunto proporzioni insopportabili, francamente. Quindi diciamo, non è insopportabile tutto questo. E unisce i due momenti, c'è la tecnologia, perché i soldati israeliani soprattutto ne usano parecchio, ma c'è proprio il corpo a corpo, no? Cioè è qualcosa che si pensava dovesse in qualche modo, non dico scomparire, ma ridimensionarsi. Basti dire che da un computer che sta a Washington o a Mosca si possono guidare i droni verso gli obiettivi, o aerei da combattimento e di bombardamento, i bombardieri, e si parla spesso di vittime collaterali, no? Che sarebbero poi le vittime che non c'entrano assolutamente niente né con la missione, né con il bersaglio, né con la guerra in sé, ma i civili sono pur sempre la parte principale delle vittime in un certo tipo di guerra. Sì, che poi fa parte anche di tutto quell'armamentario retorico e linguistico con cui spesso cerchiamo di nascondere la guerra tra fuoco amico, missione umanitaria. Sì, di sterilizzarla. In realtà non è mai così. A proposito di sterilizzare, mi ricollego a quello che dicevi prima, perché poi la guerra scatta sempre per una scintilla, ma come testimonia sia Gaza ma anche l'Ucraina, in realtà quel fuoco lì non si era mai spento, ci sono delle braccia che poi basta di nuovo la scintilla, e ancora una volta tornano i processi storici lunghi, cioè.
Alla fine i confini, quando sono scritti col fuoco, durano. Alcuni sì, molti no. Del resto c'è un uso ideologico della storia, nel senso che ognuno, non volendo storicizzare gli eventi, cioè fare in modo che si rimangano come monito perenne, come insegnamento perenne, ma in un certo modo possono rimanere sullo sfondo, non volendo storicizzare la storia, ti ritrovi con le situazioni ancora scoperte. Se guardiamo a quello che sta succedendo in Ucraina, cosa rivendica la Russia? Rivendica il fatto che la piccola Russia, perché così si chiama l'Ucraina, insieme alla Bielorussia devono far parte di un unicum russo. Quindi lì non ci devono essere frontiere, è tutta, no, una comunità. Così come in Vicino Oriente, ancora più complicato se vogliamo la storia, perché parte da oltre un secolo fa, se prendiamo i primi scontri fra arabi ed ebrei, e per dirla tutta, noi europei, noi occidentali siamo stati i responsabili, o perché direttamente coinvolti o perché passivamente osservatori della Shoah e del massacro degli ebrei durante la seconda guerra, preceduti dai pogrom, insomma, in molti paesi del centro ed est Europa. Ci siamo sentiti anche in dovere di fare qualcosa, e Israele è il frutto di un, come dire, di un progetto anche coloniale, bisogna usare queste parole, benché ci fosse una presenza ebraica evidentemente in quella che ancora ci ostiniamo a definire la Terra Santa, ma che doveva portare alla creazione di uno Stato che evidentemente gli arabi, che non l'hanno accettato, non sono loro a aver fatto la prima guerra nel 48, non l'hanno accettato perché si sentivano una presenza estranea alla regione. E tutto questo poi sappiamo che è rotolato in vari drammi, fino alla tragedia di questi mesi. Che è l'eterno ritorno in qualche modo di quel cliché per cui è la storia che va a incasinare la geografia. Però quello che, riportando ancora le pedine sull'oggi, è vero che queste fiamme di questi conflitti sono lontani, ma è un'illusione pensare di non essere coinvolti noi qui in questo momento. Io penso che si sia capito. Oggi il mondo ti entra in casa. È da mo' che ti entra in casa, sono anni. In questo caso poi lo sentiamo direttamente sulla nostra vita quotidiana. C'è stata l'inflazione, ci sono stati dei provvedimenti, insomma, sono cambiate diverse cose. Non è successo la catastrofe che tutti paventavano, ma sicuramente ci si rende conto che queste situazioni ci coinvolgono, ci interessano, ma ci dovrebbero anche coinvolgere a livello sia emotivo sia etico. Senti, rifaccio l'ultima domanda sul proprio quello che raccontavi tu sulla presa diretta e questi valori, ma qual è la distanza focale poi da tenere quando sei lì? Perché si dice che quando sei sul fronte e devi raccontarlo da giornalista rischi di essere troppo vicino, se sei qui rischi di essere troppo lontano, certo. E quindi tutte e due sono visioni sfalsanti, è così o no? Sì, in gran parte è così. D'altra parte, se due giornalisti cercano di raccontare la stessa storia, la raccontano in modo diverso. Se tu guardi un incidente e cerchi di raccontarlo, ma siamo in due, il mio collega la racconterà con una certa angolazione, io la racconterò in modo diverso. È così perché, come dicevi, è focale la cosa, no? Se tu sei giù, sei preoccupato da mille cose, sei impressionato da tanti eventi, addirittura vivi in una sorta di illusione che in fondo tu con quella guerra non c'entri niente, non ti succederà niente, hai una sorta di immunità, per cui, e che è la cosa più pericolosa, perché lì l'incidente invece avviene e come. Quindi è difficile mettere a fuoco quando sei sul posto, ma è ancora più difficile se sei lontano dallo scenario, dalla scena della guerra, e ti illudi di sapere. Quindi secondo me, so che la cosa faceva anche sorridere alcuni miei colleghi, il giornalista che sia qui o che sia sul posto deve sempre cercare di contestualizzare storicamente le cose. Come dire, il fuoco è sempre importante da rileggere attraverso tutta la sua storia. Grazie Aldo Sofia per essere stati con noi. Grazie a te e grazie a voi.